Lavoro Furlan, modello Fiat vincente per il paese. La scala Fistel, sipari alzati il 1° maggio. Sanità Bimba Motta Napoli, CISL Medici, assistenza a rischio. Bentornati a una nuova edizione del nostro telegiornale. Al centro di questa giornata economico-sindacale i temi della crescita e dello sviluppo. Ne ha parlato questa mattina a Torino il segretario della CISL, Anna Maria Furlan, a margine dell'incontro con le RSA di FCA e CNH. Il modello Fiat, ha detto Furlan, che ha portato al Paese investimenti e posti di lavoro in un momento di crisi, è un modello da seguire. Le elezioni della RSA del gruppo FCA sono fondamentali per dare forza al sindacato confederale e alla CISL in particolare. Rivolta poi al ministro del lavoro Poletti, in vista dell'incontro del 18 febbraio sul Jobs Act, Furlan ha chiesto al governo il massimo impegno per togliere le forme di precarietà dal mondo del lavoro. Ma sentiamo cosa ha detto la Furlan e a seguire le altre notizie in sommario. In questo Paese si sta discutendo di tutto tranne che di un aspetto molto importante per la vita degli uomini e delle donne del Paese, cioè il futuro del lavoro. Mettere al centro il lavoro si tratta di investimenti, di scelte importanti che i governi a ogni livello devono fare e li devono fare insieme alle parti sociali. Per questo il rinnovo dell'RSA nel gruppo Fiat è fondamentale. Dare forza al sindacato confederale, dare forza in modo particolare alla CISL, perché il modello Fiat che ha portato nel Paese investimenti e posti di lavoro diventi il modello vincente per tutto il Paese. Quando un'azienda investe miliardi durante la crisi e fa 1000 oltre assunzioni programmate, è un'azienda che funziona bene, per cui vale davvero la spesa di spendersi, di partecipare e di dare del meglio. Quando arriva il lavoro non va rifiutato, va accolto a braccia aperte. Questo significa rientro dalla cassa integrazione, questo significa speranza per il futuro. Si tolgano proprio da questo Paese le tante forme di precarietà che oggi sono presenti nel mercato del lavoro. Quasi 2 milioni di persone precarie, false Cocopro, false partite IVA, falsi associati in partecipazione, tanto falso lavoro autonomo, tanto autentico lavoro subordinato, mal pagato e mal tutelato. È questo che noi chiediamo innanzitutto di fare al ministro Poletti. Allora, oggi la situazione al Teatro La Scala sulla questione 1° maggio è questa. Noi, dai dati che abbiamo in nostro possesso, il 90+% dei lavoratori delle masse artistiche, quindi orchestra e coro, hanno dato la loro disponibilità individuale a lavorare quel giorno. Ci possono essere alcuni problemi ancora sui settori tecnici, elettricisti, macchinisti, tecnici di palcoscenico, che però dai nostri dati sempre sono in via di risoluzione. Quindi io credo che ad oggi sia molto probabile che il 1° maggio si possa andare in scena con la Turandot, evitando una figuraccia a livello internazionale che era paventata dal nostro Presidente del Consiglio Renzi. Quindi abbiamo i dati ufficiali perché la Fondazione non li ha ancora diffusi, ma ripeto, siamo molto fiduciosi che il problema si stia gonfiando e che quindi si possa andare in scena. Come è stato detto bene anche dal responsabile della terapia intensiva neonatale del San Raffaele di Milano, siamo di fronte a un vero e proprio allarme sociale legato alla destrutturazione della sanità italiana, che è stato detto viaggia spedita verso una situazione da terzo mondo. Io parlerei di vivisezione sociale, come se si trattasse della più nota macelleria sociale, perché nelle regioni soggette a piano di rientro dal deficit il sistema sanitario nazionale ha ricevuto una serie di colpi sempre più forti e sempre più progressivi, sempre crescenti, di distruzione
alla quale distruzione la politica non solo non ha saputo porre rimedio, ma non ha voluto porre rimedio. Non a caso la nostra segretaria regionale della CISL, Lina Lucci, ha chiesto al governatore Caldoro una seria e immediata assunzione di responsabilità. È tutto per questa edizione, vi segnaliamo come al solito l'appuntamento con Il Punto, la rubrica economica a cura di Rodolfo Ricci. Grazie per averci seguito.